I rigori premiano ancora una volta il Notaresco, implacabile dal dischetto al contrario del Chieti, che ne calcia due sui pari. La squadra di Bruno, insomma, concede il bis in Coppa Italia e dopo l'Aquila, eliminata sempre dagli 11 metri, vince anche il derby dell'Angelini contro i neroverdi. La gara è stata piacevole, intensa e con diverse occasioni. Per il Chieti era un po' il primo giorno di scuola, qualcosa di buono si è visto, ma come ovvio si può e si deve migliorare. Stesso discorso anche per il Notaresco, che si è fatto preferire nei primi 30 minuti, ma poi si è un po' perso acciuffando il pari in extremis. Insomma, prove generali per il campionato che partirà domenica prossima. Prima del fischio d'inizio, un minuto di raccoglimento per riflettere sulla tragedia dei 5 operai travolti e uccisi dal treno in Piemonte. Ed ora le azioni più importanti del match con le immagini di Alberto Capo. Chieti oggi maglia bianca subito in avanti. Ottavo chance per Gatto, che si libera bene in area sugli sviluppi di un corner tiro che però non inquadra la porta. Dodicesimo, Notaresco in vantaggio, Intinacelli penetra in area, sfera indietro all'occorrente Bonfiglio che piazza la palla in rete. Ventitresimo, Chieti pericoloso con Gatto su calcio franco dai 16 metri, Barzanti però è attento. 27esimo si rivede il Notaresco con un'incursione centrale di Forcini, ottimo il riflesso di Antignani che gli chiude lo specchio. Al 34esimo il pareggio nero-verde, il tap-in vincente è dell'under di Sabatino, ma gran merito del gol è di D'Ancora, bravo anche Ardemagni in offside a disinteressarsi dell'azione. Il primo tempo si chiude qui 1-1. Ripresa decisamente meno brillante, con tante sostituzioni. Ad infiammare però la curva Volpi ci pensa una gran giocata di Ardemagni, che aggancia in piena area un invito di Postiglione, si libera per il tiro, mira sul secondo palo, fuori di un niente. 29esimo, Chieti in vantaggio con Gatto, il migliore dei suoi, il numero 10 in neroverde, sfrutta alla perfezione un passaggio del neoentrato Mancini. 34esimo, manca un calcio di rigore al Chieti, Ardemagni viene fermato così, per l'arbitro però tutto regolare. Al 38esimo si rivede il Notaresco, al tiro con Marrancone, bravo Antignani a respingere, poi gioco fermo per fuorigioco. Quando tutto lasciava presagire una vittoria neroverde, al secondo minuto di recupero ancora Marrancone rimette la gara in parità. Il Chieti potrebbe anche chiuderla. La palla buona capita a Forgione, che però da pochi passi non riesce a deviare la sfera nel sacco. Si arriva così alla lotteria dei calci di rigore. Come detto, Notaresco molto preciso, ne segna 4. Bastano perché il Chieti ne sbaglia 2 con Barlafante e Vesi.